550 espositori, oltre 20.000 visitatori attesi per due giorni di passione, 28 febbraio e 1 marzo, di scena nello spazio espositivo delle Fiere di Sora in occasione della 31esima mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca. Una rassegna che quest'anno può contare su una straordinaria partecipazione. Escono infatti dal Museo Storico della Polizia di Stato di Roma le vetture delle forze dell'ordine. Una Fiat 1100 seconda serie in uso alla fine degli anni 50 che ha prestato servizio per la Polizia Stradale di Roma. Una Lancia Flaminia, inizio anni 60, in uso dalla Stradale Capitolina. Ed ancora una due ruote, un Falcone Q7 della Stradale e poi Willis in uso dall'esercito americano, ricondizionato subito dopo la seconda grande guerra e dato al reparto celere di Roma. Ma non solo, perché alla mostra Scambio Moto e Auto d'Epoca di Sora c'è anche chi tra i primi ha ideato questo tipo di rassegne. Io sono il fautore responsabile di tutte le mostre Scambio e qui c'è una dichiarazione addirittura della ASI che mi ringrazia e mi dice: Enrico Pigliotti, precursore delle mostre Scambio, con simpatia. E questa è la ASI. Sappiamo che lei ha ricevuto un importante riconoscimento anche dalla famiglia Agnelli. Sì, siamo d'accordo, ma il fatto è che il riconoscimento non è un piatto di spaghetti. Finché posso, fra gli amici di Sora ci vengo, perché mi hanno sempre rispettato. Nella due giorni di fiera c'è tutto a disposizione di chiunque, soprattutto la possibilità di vivere esperienze mai provate prima, come ad esempio essere alla guida di un mezzo aereo dell'Aeronautica Militare Italiana. Abbiamo portato un cockpit che sarebbe praticamente una parte del velivolo F-104. Quello che a noi fa piacere è vedere negli occhi delle persone la soddisfazione, anche l'emozione, perché comunque uno pensa di poter immaginare quello che è un velivolo militare, ma poi quando si è vicini, insomma, le emozioni sono completamente diverse. Auto, moto, pezzi di ricambio, accessori, tappezzerie, abbigliamento ed anche tanto, ma tanto folklore. Vengo qua giù a Sora a fregare la gente come lui, guarda, vedi, adesso lui vuole uno zainetto, lui ha un Morini, vuole uno zainetto per metterne Morini, vero? Perché lui è più contento così almeno Dio buono dice io ho un Morini, oh, vado a fare l'imbecille in giro come si deve. Dalla Romagna col furore.